Ciao amici di Music Planet, siamo qui a Roma, al Teatro Brancaccio, per intervistare il meraviglioso cast di La Bella e la Bestia. Venite con noi. Siamo entrati nella sala trucco della Bella e la Bestia. Siamo in compagnia di una delle truccatrici, Roberta Rocca. Secondo voi che personaggio sarà? Ed eccomi trasformato in Din Don. Adesso andiamo a conoscere tutti gli amici di La Bella e la Bestia. Sono Fe e andiamo! Un assaggino, ragazzi, state attenti e aprite le orecchie. Siamo in compagnia di Gabriella Zanchi. Ciao Gabriella. Ciao. Che interpreta il ruolo di? Madame de la Grande Bouche. Io immagino che tu sia una grande cantante oltre ad essere un'attrice e una ballerina. Sì. Sappiamo certo. Tutti quanti che il musical comprende queste bellissime tre arti e la tua preferita immagino sia il? Il canto ma anche la recitazione. Anche la recitazione. Adoro, sì. E sì. Mi piace prendermi con ironia quando sono in scena, cosa che non tutti riescono a fare, tantomeno non tutti i cantanti lirici. Ma tu sei proprio bella, siamo sicuri? Beh, e tu sei proprio Din Don, siamo sicuri? Arianna, eccola qua. Ti aspettavi di fare la belle, nella Bella e la Bestia? Non lo so, sono arrivata per caso. In verità, ci speravo tanto. Quando avevo 16 anni e ho visto il film, ho detto, ma io mi trovo abbastanza vicino anche come aspetti. Il fatto che comunque io oggi rappresenti la Belle mi fa sicuramente un piacere, anche perché era un sogno di bambina che sicuramente si realizza. Se avessi potuto scegliere tu che personaggio fare, quale avresti scelto? Ero, adesso ormai no, un po' invidiosa durante i provini, perché dicevo fatemi provare Lumière. Addirittura. È diciamo il bambino mai cresciuto che c'è dentro di noi, no? È vero. Tu anche a 80 anni Lumière sarà così. Ma chère mademoiselle, è con grande onore che vi presento Lumière. Din Don, come puoi condannarmi? Tentavo solo di conservare quel poco di umanità che ci rimane. Guardaci! Tantissimi tuoi colleghi invidiano il tuo ruolo. Urca. È un ruolo molto, molto divertente che non credo che cambierei con altri, ad esempio, dello spettacolo. Ecco. Ma tu ti senti più cantante, più attore, più ballerino? Io e la danza non ci siamo mai incontrati. Però poi, affacciandomi, diciamo, sulle assi di legno del teatro, mi sono appassionato e appassionato molto e ho dovuto fare da solo, un po' alla vecchia maniera, no? Quando vieni preso negli spettacoli a mo' di servo di scena e tu stai dietro le quinte a guardare cosa fa il primo attore oppure la prima attrice. Au revoir. Però vi invito stasera per la cena. Ciao ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata con La Bella e la Bestia.